Radio Più Roma presenta Parole di saggezza per un mondo migliore, un programma a cura di Margherita Merone. Salve amici, San Massimiliano Kolbe ha vissuto la sua vocazione nelle mani della Santissima Immacolata. Il suo scopo era quello di rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso Maria. Pregava dicendo: «Chi sei, o Signora? Chi sei, o Immacolata? Io non sono in grado di esaminare in modo adeguato ciò che significa essere creatura di Dio. Sorpassa già le mie forze il comprendere quel che vuol dire essere figlio adottivo di Dio. Ma tu, Immacolata, chi sei? Non sei soltanto creatura, non sei soltanto figlia adottiva, ma sei madre di Dio, e non sei soltanto madre adottiva, ma vera madre di Dio. E non si tratta solo di un'ipotesi, di una probabilità, ma di una certezza totale, di un dogma di fede. Concedimi di lodarti, o Vergine Immacolata. Ti adoro, Padre nostro celeste, perché hai deposto nel grembo purissimo di lei il tuo figlio unigenito. Ti adoro, figlio di Dio, perché ti sei degnato di entrare nel grembo di lei e sei diventato vero, reale figlio suo. Ti adoro, Spirito Santo, perché ti sei degnato di formare nel grembo immacolato di lei il corpo del Figlio di Dio. Ti adoro, o Trinità Santissima, o Dio uno nella Santa Trinità, per aver nobilitato l'Immacolata in un modo così divino. Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, concedimi di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale. Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per te, solamente per te. Concedimi di condurre a te il mondo intero. In te sola Dio è stato adorato senza paragone, più che in tutti i suoi santi. Per te Dio ha creato il mondo, per te Dio ha chiamato pure me all'esistenza. Per quale motivo ho meritato questa fortuna? Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima.